Questo non è un semplice box di Dragon Ball, perché all'interno potremmo trovare la carta più ricercata dai collezionisti di carte, il God Rare Goku Ultra Istinto. Ma che cazzo stai a dire? Tutto questo ovviamente possibile grazie alla nuovissima collaborazione di cui vado estremamente fiero con il Covo del Nerd, super specializzati nella vendita di praticamente qualsiasi cosa, come le carte di Dragon Ball, i Funko Pop, che mi hanno mandato tra l'altro di Jinbei, uno dei miei personaggi preferiti, e per restare a tema, il Goku Ultra Istinto, speriamo ci porti fortuna. Hanno anche le carte di One Piece, in giapponese, in inglese, ovviamente ragazzi, OP05 in inglese è terminato, rimangono gli ultimissimi box in giapponese, affrettatevi perché qui dentro potrebbe esserci la carta del Gear 5 dal valore di oltre 3.000 euro! E ovviamente hanno i pre-order anche per la prossima espansione, quindi affrettatevi perché vanno tutte sold out. E persino Disney Lorcana Boys! Non vedo l'ora di spacchettarlo perché sono estremamente curioso. Ogni box contiene una carta promozionale, che può essere SR o SPR, super rara o special rara. Ma noi in realtà puntiamo proprio alla God Rara che troveremo all'interno, si spera. Vado ad aprire e la carta promozionale. Vabbè, ragazzi, questa signori è la mia fortuna, eh? Che comunque, vi dico la verità, non è affatto male. Poi, raga, voi lo sapete, io ho spacchettato tantissimo Dragon Ball e vi ho sempre fatto notare quanto queste carte fossero realmente meravigliose. E questa, regà, è un'ulteriore prova. Questi invece sono gli artwork che troveremo raffigurati sui pacchetti di Perfect Combination. E abbiamo ovviamente il Goku Ultra Istinto. Gli obiettivi per questo box sono ben 4. Abbiamo i due Goku Ultra Istinto, il Super Sharon e ovviamente il Super Saiyan Trunks Complete Elimination. Ed eccolo qua, sono tornato a spacchettare Dragon Ball e sono emozionatissimo, raga, perché nell'ultimo anno non ho potuto spacchettarlo per via di alcuni problemi, ma che grazie al Covo del Nerd, signori, siamo tornati carichissimi. E vi ricordo che sta per uscire l'espansione Fusion World, con un supporto digitale con il gioco. E regà, ovviamente lo tratteremo con sfide, pack opening, eccetera eccetera. Ma potete già preordinare tutto quanto dal Covo del Nerd. Fiondatevi sul sito perché sta già andando tutto a ruba. Forse qualche mazzo tematico è rimasto, i box non ne sono sicuro. Magari controllate e dategli un'occhiata. Uncommon Radish, non male, non male. Bellissime le carte. Android 17 e 18 rara. E poi basta. In descrizione vi lascio anche il gruppo Telegram super segreto del Covo del Nerd, dove all'interno verranno messi degli sconti esclusivi e un sacco di news su quando appunto aprono i pre-order delle varie espansioni. Vi invito ad entrare così che almeno rimanete sintonizzati e aggiornati su tutto quello che succede nel mondo delle carte, non solo Dragon Ball, One Piece, Funko, insomma, raga, qualsiasi cosa. Aspetta, era troppo brillantosa. Kale. Una rara, di nuovo Kale. Attenzione, super rara. Kefla un'altra volta, ragazzi, ma che cos'è Kefla? Kefla, capisco che mi ami, amore, però andiamo con Radish, questa volta è Radish leader. Poi la cosa bella di questo gioco è che ogni leader ha poi un deck a sé. Ed è una cosa meravigliosa, non so quanti di voi stanno giocando all'effettivo a questo gioco di carte. Vi dico già che io inizierò a giocare e da Fusion World ci sarà già praticamente la mia ascesa al campionato regionale mondiale. Ragazzi, tanto poi ci vediamo in America per il campionato mondiale. Scherzo, ci proveremo. Questa è Trunks, la carta comune, brillante. Questa è una carta, attenzione, super rara. Boh, Goku Ultra Istinto. Però attenzione, non è l'Ultra Istinto completo. Attenzione qua. Ma ragazzi, dai, raga, ma che sono stufo di ripetere le stesse cose. Guarda qua. Insomma, stavo dicendo, da Fusion World ricominciamo a giocare seriamente grazie appunto al supporto che ha il gioco in digitale.
e lì potremmo già iniziare a fare le prime strategie, le prime, i primi deck building, le prime classificate. Quindi, raga, ci sarà veramente tanta roba da fare. Oddio, che bella questa scena di Raditz e Gohan bambino. Bellissima, super iconica, tra l'altro. Son Goku, strategia del sacrificio. Fermi tutti! Questa è una special rare, fermi tutti! Mamma! Raga, allora, fermi, calma. Allora, voi vedete questo effetto? Raga, è in rilievo! Ci hanno fatto il rilievo! Ma che cazzo mi stai a dire? Ragazzi, no, vabbè, raga. No, raga. Lascia per... le compro io le carte di Dragon Ball, non le comprate voi. Le compro tutte io, non vi preoccupate. Guarda qua! Ma questi sono matti. Poi attenzione, perché noi stiamo dando tanta importanza alle carte super rare, special rare, ma non dimentichiamoci che nel gioco effettivo potremmo avere delle comuni e delle non comuni che probabilmente sono molto più utili delle rare segrete, ma che magari appunto hanno un valore economico inferiore. Ma come vi ho sempre detto, raga, a me del valore economico della carta interessa ben poco. Ma la cosa bella di questo gioco è che al di là del valore della carta c'è la bellezza della carta stessa. E non è una carta da sottovalutare. Oddio, vedo oro. Oddio, un'altra special rara. Oddio, vedo... Mamma Mao! Mamma... Ragazzi, no, vabbè, ma io non mi posso bagnare ogni volta che trovo una carta del genere. Non è possibile, raga, non è possibile. Non è possibile. Mo' mi ricordo perché non spacchettavo più Dragon Ball, raga. Perché ogni volta che trovavo una carta del genere dovevo cagnare le mutande. Voglio farvi notare una cosa, anche se non dovrei, perché comunque il Covo del Nerd vende tutti i giochi di carte, compreso Pokémon. Ma vi faccio notare il drop che abbiamo avuto all'interno del box di Dragon Ball. Ora, partiamo dal presupposto che i box di Dragon Ball costano meno dei box di Pokémon, ma da quello che possiamo già notare, hanno un drop un pochettino migliore. Ora, non dico altro, non dico altro perché comunque, regà, ci sta chi si è interessato a Pokémon, chi all'Orcana. Ovviamente vedrete spacchettamento di ogni tipo sul mio canale, perché l'Orcana mi ispira un botto. E, regà, io da amante Disney ci sono cresciuto, quindi è ovvio che le carte di l'Orcana potrebbero piacermi. Oh, se Android 17 e 18 mi stanno capitando in ogni salsa. Ma che è? Macchina del tempo? Partenza per la macchina del tempo. Me? Ovviamente all'interno di un pack opening non vi posso mettere tutti i pacchetti, perché sennò il video durerebbe un'ora e non mi pare il caso. Guardate che ho trovato: Piercing Special Beam Cannon. Tra l'altro è una carta verticale, no scusate, orizzontale. Purtroppo confondo ancora le due cose, tipo prosciutto cotto e prosciutto crudo. SR, special rara, guardate che bella ed iconicissima come scena. Siamo arrivati alla fine, mancano pochissimi pacchetti e questo è uno degli ultimi del Goku Ultra Istinto. Trunks e Mai, Goku, Lord Bills, Android 18, Nappa, Trunks, Son Goku, mio fratello Raditz, Destruction Desire, ok, Goku Black. Voglio evitare di tradurre le carte per evitare figure di merda, abbiate pazienza. Android 20. Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo stai a dire? Obiettivo trovato. Obiettivo trovato. Vabbè. Oh madonna. Allora, questa carta esiste, tutta dorata, ed è la God Rara. Soltanto che noi abbiamo trovato questo. Ma fermi, perché mancano ancora 3 pacchetti. C'è ancora possibilità, signori. Stiamo volando. Siamo arrivati all'ultimo pacchetto. Purtroppo gli altri due non hanno droppato un granché. Speriamo che questo ultimo ci dia un ultimo lampo, flash di speranza, di gioia e amicizia e allegria. Son Goku, God, Zeno, Kale, Android 18, mia moglie, Son Goku. E vabbè, scritta in inglese. Android 20, Upa, Garlic Junior. Ok, scouter di Raditz. Raga, è d'oro! Raga, è d'oro!
No, cazzarò, l'avevo visto solo questa parte d'oro. No, sono stato trollato. Vegito. Vabbè, fusione nel futuro. Ma ragazzi, allora, bellissima, per carità, bellissima. Però, regà, mi era un attimo piato un sussulto, una mezza paralisi. Allora, devo essere sincero, questo è il drop all'interno di un box di Dragon Ball. Mo' voi ditemi quello che vi pare, regà, ma i box di Dragon Ball costano meno di altri giochi, hanno un drop più alto, il che vuol dire gioie e emozioni un pochettino più alte. Per questo primo episodio, in collaborazione con il Covo del Nerd, è veramente tutto. Ci vediamo con i prossimi pack opening, signori. Sperando di trovare lui, ma purtroppo sono sfigato. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire.